Eh sì Marina, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Sta arrivando un nuovo peggioramento, ne avevamo parlato nei giorni scorsi. Un impulso di aria fresca proveniente dall'Europa centrale scivolerà nelle prossime ore lungo il settore adriatico, interessando anche la nostra regione, favorendo un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla tarda mattinata, ma ancor più nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolar modo sul settore orientale della nostra regione, quindi non solo le zone montuose, ma anche il settore pedemontano e collinare e anche lungo la fascia costiera, con temporali localmente di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento, attenzione, possibili grandinate. Andiamo a vedere le immagini dal satellite. Ecco il peggioramento in arrivo, già presenti temporali, informazione sull'alto Adriatico, perché l'impulso di aria fresca tende gradualmente a scavalcare l'arco, a girare, a scavalcare l'arco alpino, quindi nelle prossime ore si formeranno dei temporali che scivoleranno entro stasera, entro la serata, verso la Puglia Garganica, attraverseranno la nostra regione e daranno luogo a dei temporali con raffiche di vento, anche piuttosto sostenute. Ripeto, c'è anche purtroppo la possibilità di grandinate. Non è possibile prevedere, l'esatta localizzazione, sono informazioni che possono essere date quando avremo dati a più attendibili, quando dal satellite noteremo, che dal radar noteremo lo sviluppo delle cellule temporalesche, però i modelli matematici denotano comunque una medio-alta possibilità di grandine, soprattutto su Marche, Abruzzo e Molise, in particolar modo il settore collinare e costiero. Quindi prestare attenzione nelle prossime ore, ma soprattutto anche per quel che riguarda le raffiche di vento associate ai temporali. Andiamo a vedere le precipitazioni previste nelle prossime ore, nel primo pomeriggio. Vedete tutto il settore adriatico di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia Garganica interessate dalle precipitazioni intense, localmente abbondanti, quindi possibilità di nubifragi, raffiche di vento, insomma, con temperature in generale diminuzione. Assisteremo a una nuova diminuzione delle temperature, però c'è anche da dire che poi dalla serata assisteremo a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, ad iniziare dall'Alto Aquilano e dal Teramano in estensione verso le restanti zone. Nella giornata di domenica tornerà a splendere il sole sulla nostra regione, soprattutto al mattino e nel primo pomeriggio. Poi dal tardo pomeriggio è atteso un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dell'Aquilano. Da monitorare, Marina, e concludo, la possibilità di un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche tra lunedì e martedì. Se la situazione verrà confermata, la nostra regione rischia di trovarsi ancora, dovrà dover fare i conti ancora con il maltempo, con dei piogge, rovesci e temporali anche di forte intensità. È presto per dirlo, ne riparliamo nel prossimo aggiornamento. È tutto, a te la linea.